Esci dal sottopasso e ti trovi davanti l'insegna che è scritta sbagliata. Eh sì, siamo a nord e l'articolo è fondamentale. Il Mario, l'Enrico, l'Araldo, tutto attaccato. Ma te lo ricordi l'Obraz a Milano? Largo la Foppa, proiettore in sala e scorpacciate di espressionismo tedesco, fratelli Marx, cinema russo. Tutti zitti. L'unico rumore in sala lo sferragliare della metropolitana dietro il muro. L'Araldo ha lo stesso fascino. Schermo piccolo. E le vibrazioni del treno che fanno muovere i sedili. Certo è il Varallo. E non è la linea verde, ma chi se ne frega? L'Obras non c'è più. L'Araldo sì. Guardi, il cinema è piccolo, i sedili scomodi, lo schermo non è un granché, quelle immagini su e giù. No, non parlo di neorealismo, è l'Araldo, basta urlare quadro, va tutto a posto, forse. Ehi, ma tu hai mai visto uscire qualcuno dal bagno? Mio cugino è andato a fare pipì nel 1979 e non l'abbiamo più visto. Noi nei primi anni 50, un gruppo di giovani avventurosi, mettemmo insieme un circolo del cinema. Per proiettare, andammo a proiettare al cinema del Soldato, che adesso non c'è più. Andammo avanti praticamente quasi tutta la stagione, tra virgolette. Anche se proiettammo film, insomma, non scontati, diciamo così, in un ambiente come quello militare. Anche se c'era una parte della classe dirigente, tra virgolette, novarese, che guardava con occhio tutt'altro che benevolo questa iniziativa, e poi anche negli ambienti militari. Comunque il comandante non fece obiezioni, resistette fino a quando poi lo misero con le spalle al muro, perché gli ultimi tre film che noi avremmo dovuto proiettare erano tre film di Eisenstein. Prima noi avevamo proiettato Blair, avevamo proiettato anche Vigo, cioè era molto vario, però Eisenstein faceva colpo. Oltretutto avevamo avuto la fortuna di recuperare sia Gnieschi, sia Ivan il Terribile e poi il Potionkin. Chi è? Brucia! Ecco gli stivali dei soldati! Per prima cosa distrussero per sempre la maledetta copia personale della maledetta corazzata Potionkin. Quello che determinava scandalo, e per cui il comandante del distretto ci disse molto cortesemente che lui non ci disse che erano intervenuti per proibire, però insomma che aveva problemi, che avevano bisogno loro del teatro, eccetera. Per cui rimanemmo a piedi. Guarda! Il tuo occhio della madre! La carrozzella col bambino! Ecco il tuo montaggio analogico! E allora non ricordo più a chi venne in mente che appunto all'Araldo c'era una sala per proiezioni, che era la sala dei frati, e andammo a bussare a quella porta. Devo dire che il priore o gli altri frati con cui parlammo non batterono ciglio, e per cui ci dissero di andare tranquillamente, ci offrirono la sala dell'Araldo e noi potremmo proiettare tranquillamente i tre film. L'ultimo film era il Potionkin. Ecco, io ricordo, non l'ho mai dimenticato, mi è rimasta proprio nella mente questa immagine, che la sera del Potionkin c'era il cinema pieno zeppo, insomma, no?
e sulla parte sinistra loro, della sala loro, c'era una fila di frati. Tutti i frati erano venuti a vedere anche loro il Bodionghi, no? E così che insomma, e anche alla fine loro, quando poi c'è lo sventolio delle bandiere rosse, no? del film eccetera, poi il film si chiuse con un grande applauso. E io guardai e vidi che questi frati sorridevano, si erano visti tranquillamente la proiezione del la cosa mi ricorda, mi colpì molto, insomma. No? Allora, questa è la prima serata del Cineforum Nord anno 2009-2010. Io ho cominciato a proiettare il film ai primi Cineforum, e questa sera nessuno poteva fare il turno, mi trovo qua ancora io. La vita è un cerchio che si apre e si chiude. Quello che ho in mano, il primo manifesto della storia del nostro Cineforum, del Cineforum Nord. Ma come è nato il Cineforum Nord? Il Cineforum sostanzialmente nasce 30 anni fa, dietro le, diciamo così, le cenere in qualche modo del Cineforum San Marco. Noi eravamo un gruppo con Paolo Tagge, Vallino, e lavoravamo a Telebasso Novarese, è una delle prime televisioni private qui del Nord Italia. Insomma, era appena passata la metà degli anni 70 e collaboravamo tutti con Don Germano Zaccheo alla realizzazione del Cineforum San Marco. Infatti vedete qui ex Cineforum San Marco. Praticamente quasi in coincidenza con la fine dell'esperienza di questa TV privata locale, trovammo la possibilità di riaprire il Cinema Araldo continuando l'attività del Cineforum, e allora il Cineforum San Marco si trasformò in Cineforum Nord, perché questo era un po' il quartiere nord della città. L'Araldo stava già realizzando alcune cose che potremmo definire oggi cinema d'essè. A un certo punto si decide però di fare un vero e proprio cineforum con tessera, proprio perché nel frattempo il Cineforum San Marco era sostanzialmente morto. L'inizio del cineforum viene caratterizzato da un gruppo che sta lavorandoci piuttosto esteso. Allora la C-Studio aveva circa una trentina di componenti. Il primo anno iniziamo con il film dei Monty Python, fu un successone divertentissimo, e poi si susseguirono altri film molto più impegnativi come questi del ciclo del cinema tedesco, Fuoco di Paglia, eccetera. E questa era la prima rassegna, poi nell'anno successivo ci fu quella in cui presentammo anche Guerrieri. Ecco gli Araldo, quei bastardi, siamo fottuti. Che brutti! State calmi, quelli a noi ci fanno le seghe. Non vogliamo batterci! Sono nel vostro territorio senza autorizzazione. Vi lasciate mettere sotto i piedi così da quei bastardi? Ah, è così? Fottuta! Che cazzo vuole quella troia? Farsi notare, no? Non date l'ascolto, vi conviene! Guerrieri, voi cercate rogne. Film che è tutto dentro nell'Araldo, perché chi l'ha girato, a parte che appare anche la sala, però chi l'ha girato, chi lo ha ideato, era tutta gente della C-Studio. Ci facciamo i fatti nostri, vogliamo solo passare. Si passa solo dopo aver visto il film. Non sapete che nessuno è mai passato da questa strada senza entrare all'Araldo? 5 per 5, 7.005, meno IVA e imposta spettacoli. Quei bastardi vogliono farci ingoiare un film de sai! Ora le condizioni le dettiamo noi, guerrieri! Qui si passa solo dopo aver visto il film! Questa sera c'è lo specchio, edizione originale russa con i sottotitoli. 350 repliche, 300 spettatori. In tutto! Che dite, guerrieri? No, lo specchio mai! Pensiamo di cambiare titolo. Per rinnovare il pubblico. Potremmo fare Porno specchio delle mie brame. Il dibattito però resta.
Tardi, questi ci fottono! Roberto, non è il caso che tu faccia una piccola introduzione al film? Ma sì, sì! Lo specchio di Tarkovsky, film russo, in russo, è il migliore. Quello che nel nostro cineforum ha avuto il maggior gradimento. Non ce la faccio più, non ce la faccio più! È quasi aforistica enciclopedia! Di un'esistenza nutrita da una specifica cultura che cerca la sintesi fra natura e spirito, fra mondo e pensiero! Nel film si affiancano una tendenza lirica e una cronachistica. La prima Tarkovsky rappresenta... Oh, ma che fanno? Attenti, attenti, indietro! Ci avete rotto, Araldos! L'animatore soprattutto all'inizio era il Don Elvezio, che faceva parte, diciamo così, era un po' l'animatore del gruppo. Don Elvezio, tra l'altro bravissimo disegnatore, si era preso la briga di curare e redare le schede del Cineforum di questi primi anni. Erano delle cose molto simpatiche che riportavano tra l'altro le mitiche critiche di Antonio Alessi, che erano delle considerazioni a volte un po' azzardate, un po' spregiudicate sul film, e Antonio Alessi non era nient'altro che uno pseudonimo di Don Elvezio Corbani. Poi pian piano si costituisce nel Cineforum sostanzialmente due anime, un'anima più culturale, un'anima se volete un po' più commerciale, se vuoi, però in Cineforum si sviluppa sostanzialmente modificandosi, perché pian piano diventa una cosa sempre più legata ad alcune pellicole, come per esempio quelle della storia del cinema. Si fanno una serie di rassegne che sono vere e proprie rassegne storiche. Basti dire che solamente il cinema muto l'abbiamo esplorato, almeno il principale l'abbiamo esplorato tutto. Abbiamo fatto rassegne su Eisenstein, abbiamo fatto rassegne sul cinema muto nordico, quindi Sjöström, eccetera, abbiamo fatto rassegne su Griffith, abbiamo fatto rassegne sull'espressionismo tedesco. In pratica la storia del cinema per un certo periodo è stata una specie di caratterizzazione del Cineforum, anche se naturalmente veniva in qualche modo equilibrato con quelle che sono invece le pellicole più recenti. Finalmente siamo riusciti ad aprire questa bobina da Cineteca. Come sapete, Enrico insiste con i film da Cineteca, troppo a volte arrivano in contenitori un po' disastrati. Speriamo che tutto funzioni bene. Qui siamo probabilmente alla fine del primo tempo, perché l'immagine è dritta e invece dovrebbe essere capovolta. Un'avventura, eh? Ho iniziato a frequentare l'Araldo nel lontano 1983. Un paio d'anni. Parecchi anni, no? Una quindicina, Io penso di essere 8-9 anni. Di più. Da prima del 95. 15 anni fa l'Araldo è il papà del Cineforum di Oleggio, e venendo qui
all'Araldo che ci siamo detti, ma perché affrontare le nebbie per venire fino a Novara? Apriamo un cineforum. E quindi Enrico ci ha insegnato ad entrare a far parte della FICC e oggi abbiamo un cineforum figlio, sorella, fratello del cineforum all'Araldo e quindi insieme cerchiamo di prendere e di far passare qui da noi a Novara quello che non passa in giro. All'inizio mi ha visto come iscritto del cineforum alla fine degli anni 70 e poi all'inizio degli anni 80 sono stato svezzato in qualità di operatore, per cui sono nella cabina di comando da diciamo un quarto di secolo tutto, ecco. Il cineforum fu la nostra prima esperienza, ma più o meno a metà strada tentammo un'operazione particolare. A Novara c'era un gruppo che da mesi provava l'opera rock di Tito Schipa Junior, Orfeo 9, e allora ci venne l'idea di proporre il film originale di questo autore e lo presentammo qui in 35 mm per 3-4 giorni a 1000 lire d'ingresso e fu davvero un grande successo. Questo fatto ci spinse poi dall'anno successivo ad aprire le iniziative Araldo Dessé. Araldo Dessé, vedete questo originalissimo manifesto stampato su carta da pacco, erano i film, un paio di film alla settimana, ed erano grandi seconde visioni di qualità o comunque film ripescati nel repertorio. E sempre proposti qui col biglietto d'ingresso, e questo fu l'avvio dell'attività del Cinema Araldo come sala di qualità, prima di seconde visioni o di grandi riproposte di film d'autore e successivamente come vera e propria sala di prima visione di qualità, un po' come a Milano c'era il President o a Torino c'era il Cinema Centrale, a Novara c'era l'Araldo Dessé. Un saluto da Max, inviato speciale qui, dalla platea dell'Araldo, il cinema più in della città. Queste quattro mura, quante ne hanno viste, bande di guerrieri, raduni transilvani, questa ad esempio è una demoniaca presenza. Ma niente paura, amici, qui all'Araldo tutto è compreso nel prezzo, finzione scenica, il pubblico non corre alcun rischio. Molto interessante fu il Fantasy Festival, nel mese di gennaio solitamente una settimana dedicata al film fantasy o comunque dell'orrore. Era un'iniziativa di grande successo, ricordo che in una delle ultime l'atrio era tutto chiuso con dei teli di juta e c'era una scritta pagare per entrare, pregare per uscire, e se varcavi quella soglia trovavi gente vestita in modo strano, con le alabarde, con le lampade di wood che risaltavano le parti in bianco. C'erano due amici che seguivano il film in platea e noi operatori, per fargli uno scherzone, siamo andati di sopra con il telo bianco che usavamo per coprire la macchina a proiezione per preservarla dalla polvere, e nel momento cruciale della tensione l'abbiamo fatto calare da sopra e questi sono morti di adrenalina e di paura. Film interrotti, stranamente il caso più eclatante non appartiene tanto all'inizio del Cineforum, ma addirittura due anni fa, quando chiedemmo una pellicola dell'Uomo del Banco dei Pegni, una pellicola che c'era stata assicurata in buono stato, invece quando arrivò sostanzialmente si ruppe 5, 6 o 7 volte, e alla fine decidemmo di interrompere il film perché in realtà avrebbe voluto dire prolungare la visione di altre due ore a pezzetti, e il film poi fu fatto in video, fu presentato in video però fuori dal cinema in una sala del quartiere. A volte che ho visto l'Araldo più pieno
Probabilmente quando abbiamo fatto i video musicali, mi ricordo un concerto proiettato dei Deep Purple, e mi ricordo che la gente era assiepata sui corridoi della Galleria Operari, e quando è iniziato l'inno Smoke on the Water, tutti battevano i piedi sulla soletta di cemento e la struttura vibrava. L'altra cosa che ricordo del Cineforum, altro, diciamo così, altra pellicola massacrata, ci arrivò questa volta dalla Cineteca Nazionale il film, in questo caso Tabù di Murnau, e la pellicola, tra l'altro, io l'avevo vista 15 giorni prima al Festival di Rimini, e pellicola bellissima, splendida, la chiesi alla Cineteca Nazionale. Quando arrivò una coppia che probabilmente era degna di andare al macero. Questa non si ruppe, ma in realtà rispetto al film originale aveva qualcosa come 20 minuti in meno tra tagli e comunque con molti salti di scena, eccetera. I Blues Brothers fecero scalpore, anzi i Blues Brothers credo che più volte che le abbiamo riprese sempre ebbero il pienone. Ero una insegnante milanese in fuga dalla città, mi sono rifugiata in campagna ma non sapevo stare senza cinema e ho scoperto i meravigliosi Cineforum all'Araldo, dove a volte eravamo 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone. Ricordo i primi cicli sul cinema africano e tante altre cose, cinema ambiente e così via. Beh, ho letto i titoli e mi sono piaciuti, in confronto a quelli dei VIP, del VIP, che magari sono un po' più nuovi, questi qua invece sono più vecchi, quindi più interessanti. Sono molte pellicole introvabili. Mi è sempre piaciuto andare al cinema, vedere film un po' di tutti i generi, e qui mi sembrava ci fosse l'opportunità appunto di farlo, al di là delle prime visioni che si vedevano in altre sale. Quando a Novara c'erano tanti cinematografi. Un po' della moglie fondamentalmente, ma poi penso perché a Novara sia, credo, l'unico posto dove uno possa vedere del cinema. Il cinema è bello e quando ci sono delle belle proposte diverse uno se lo va a cercare. Questa macchina da proiezione che vedete è praticamente quella che è sempre stata qui al Cinema Araldo, un Fedi 15, ed è la macchina storica dell'Araldo che ancora oggi fa il suo onorato servizio dopo, direi, 40 anni. Venivano già i miei amici, a dire la verità frequentavo il Cineforum del Sacro Cuore per la qualità dei film. Diciamo che questi dell'Araldo mi sembravano più film, diciamo così, tra virgolette, da Cineforum, mentre invece al Sacro Cuore trovavo che, diciamo, che la rassegna avesse dei punti di forza ma anche parecchi punti deboli. Nonostante tutto, il Cineforum non voleva essere un doppione di quelli che sono gli altri Cineforum della città. Io sono onnivora e venivo anche, come dire, a volte anche proprio da incosciente, senza neppure sapere che cosa si proiettava, sulla fiducia, e ogni tanto scappavo. Io scappavo con Herzog. Cioè, il primo film, un film degli anni 50 di fantascienza. Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Il cinema tedesco espressionista, io non ho mai visto niente e mi ha lasciato abbastanza colpito. La proiezione del Golem, molto bella, con la colonna sonora fatta direttamente in sala. Mi ricordo una rassegna sui problemi delle bombe nucleari, quando ancora c'era la paura, il brivido di queste cose. Una cosa interessante è stata, per esempio, durante la proiezione del Fantasy Festival, un film di Carpenter che si chiamava Fog, che racconta un horror ambientato nella nebbia. In una delle scene principali si vede una mano che esce dalla nebbia e naturalmente prende, si avvicina, prende sulla spalla una persona che naturalmente
grida, ma assieme a questo grido si è sentito un altro grido da parte di uno spettatore. Questo perché proprio nello stesso momento stava entrando una sua amica e, non guardando quello che avveniva sullo schermo, gli ha dato una pacca sulla spalla. E questo qui era talmente preso dalla visione del film che, cioè, poco ci mancava che prendesse un infarto. Mi ricordo negli anni 80, quando, come adesso peraltro, ci si alternava tra la cabina di operatore e la cassa, ho vissuto anche il periodo delle autoriduzioni, per cui c'erano alcuni individui che si presentavano e non volevano pagare. E ricordo ad esempio nell'occasione della presentazione della nuova versione di Woodstock, la sala strapiena con gente seduta sulle balconate laterali, col nostro storico amplificatore a valvole che restituiva quel suono caldo, rotondo, cosa che oggi difficilmente si ottiene col digitale. Ma i film di Dreyer li avevo sentiti nominare, li avevo visti sul piccolo schermo, ma qui sono stati per la prima volta apprezzati sulla pellicola grande. Continuano a dire che le pellicole stanno tramontando, però oggi come oggi, 2009, l'immagine migliore è ancora la pellicola. Il bello del Cineforum Nord è che non ha grosse tematiche, quindi va a cercare con una piccola antologia di film e te li propone nell'arco dell'anno, quindi si possono vedere diverse cose e alcune cose le conosci, delle altre le scopri, e quindi è piacevole. Le rassegne sulla luce nera, quello East is East sulla problematica dell'integrazione nei paesi stranieri delle diverse generazioni. E commedie, perché poi la sera dopo una giornata di lavoro uno ha anche bisogno di rilassarsi un pochino, no? Poi le due serate dedicate alla leggenda di Narayama, anche quella molto interessante. I film d'animazione, non sapevo neanche bene cosa fossero, snobbavo i film cartoni animati, invece ho visto Persepolis e mi è piaciuto molto. E poi questo è un vero cineforum perché c'è anche il dibattito, insomma, comunque vengono spiegati non solo i temi, però anche proprio le scelte stilistiche, le scelte proprio di sceneggiatura piuttosto che di riprese. Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Incentiva il recupero di una memoria. Cioè, comunque l'assassino è quello là, diciamo, che vedete nella seconda scena. C'è gente di cazzo, amici di cazzo, ma non è possibile. Non lo è per niente, molto istruttiva. Però un dibattito io lo riproporrei. Sì, metterei il dibattito, non so se parteciperei, però alla fine del film un bel dibattito ci starebbe. Ma l'Araldo è uno dei pochi cinema qui sul territorio che ogni tanto porta qualche regista. Le poltrone. Poltrone, sì, sono anche divertenti, perché qualche volta uno entra a film iniziato e cade per terra, perché la poltrona non c'è più. Al Caffè dei Capucini i fratelli Lumière presentavano il treno che irrompeva nella sala attraverso quella magica finestra di luce. Noi qui all'Araldo rischiamo di vederlo irrompere davvero all'interno della sala, proprio perché passa a un metro dallo schermo. Spesso accade che durante la proiezione si sente il rumore del treno. Un vero e proprio effetto surround dal vivo. Bisogna anche dire un'altra cosa. Avendo il riscaldamento in comune con la chiesa, qualche volta, come dire, veniva rubata da parte della chiesa parte del riscaldamento e il cinema aveva una certa, diciamo, un po' refrigerata la sala. E naturalmente quando questo avveniva nella proiezione di film, come dire, più glaciali, questa cosa dava un'idea di vissuto direttamente quello che avveniva sullo schermo. Ricordo soltanto un gruppo di militari, quando ancora c'erano le caserme qua a Novara, per festeggiare il fatto di essere stati congedati, sono venuti
in stato di alterazione alcolica ad assistere al film, sono andati su in galleria e uno di essi è piombato giù direttamente sulla platea. Risultando peraltro miracolosamente illeso nello stupore di tutto il personale del cinema. Altro elemento interessante è dato dal fatto che quando pioveva molto la fognatura non sempre riusciva a scaricare totalmente l'acqua, per cui è anche successo in un paio di casi che il cinema fosse per le prime poltrone, diciamo nelle prime file, fosse anche allagato. Beh, il trentennale, noi vorremmo rammentare questa storia, vorremmo rammentare alcune cose che a suo tempo che sono state appunto significative, come per esempio la ripresa del Rocky Horror Picture Show. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. Il Rocky Horror Picture Show nel suo poi invece è stata una cosa più particolare. Un giorno, visto che si era iniziato a diciamo sceneggiare e a far vivere agli spettatori il Rocky Horror Picture Show al Mexico di Milano, qualcuno che aveva partecipato a questa esperienza, tornando a Novara, si chiede perché non possiamo farlo anche noi. Noi facevamo già il Fantasy Festival, quindi la gente già arrivava qualche volta truccata, qualche volta in maschera, qualche volta eccetera, e il locale era anche illuminato in modo particolare, con le luci delle discoteche, quelle che mettevano in evidenza per esempio i bianchi e quindi davano proprio un'impressione un po' spettrale a volte agli spettatori quando entravano al cinema. Allora abbiamo deciso di rifare in piccolo quello che si faceva al Messico. Abbiamo coinvolto questa cosa una ventina di noi. Mi ricordo che il film iniziava con una specie di processione con una bara e si offrivano dei pezzi di torta al pubblico. Poi nella scena in cui Brad e Janet arrivano al castello e fuori piove, un gruppo di personaggi abbigliati in modo un po' stravagante, tra lo stravagante e il funereo, spruzzavano con degli erogatori di acqua l'acqua sul pubblico. O tiravano anche chicchi di riso sulla gente che si riperava come poteva con giornali, con riviste. C'era l'attore Gianmauro Anchisi che interpretava il ruolo di Riff Raff dal vivo, che si calava addirittura dalle balconate con una corda, con una fune. Questa cosa fu fatta più volte perché alla fine ha caratterizzato in qualche modo una stagione dell'Araldo, quella stagione che potremmo appunto chiamare più creativa, ma soprattutto più legata a una dimensione fantasy del cinema. Araldo, e la notte non fa più paura. Con la parrocchia c'è stata qualche
diciamo, qualche piccola censura. C'era qualcuno nel consiglio pastorale che non accettava, per esempio, oggi sembra una cosa, come dire, fuori da qualsiasi, diciamo così, a qualsiasi logica, però c'è stato un periodo quando Benigni fece per esempio un film con Renzo Arbore che si chiamava Il Papocchio, fu, come dire, messo all'indice Benigni, e quindi qualunque film nel quale che avesse come interprete Roberto Benigni veniva censurato automaticamente dal consiglio pastorale, quindi non si poteva programmare per esempio l'Araldo. Perché vado all'Araldo? Perché è una sala gestita da giovani. Il film è come un disco, se mi piace lo rivedo altre volte. L'Araldo mi dà questa possibilità. I film di prima visione preferisco aspettare qualche giorno e li trovo all'Araldo con un buon risparmio. Araldo è una iniziativa C-Studio. Araldo, il tuo piccolo grande cinema. Il cinema ha risentito del fatto che ci sono sempre meno persone che usano gli spazi, usano i contenitori e amano trovarsi insieme per fare una cosa in comune. Se dovessimo ragionare attorno al futuro del cinema commerciale, è chiaro che se non vengono sostenute sale così chiuderanno ben presto, anzi, qui siamo ogni anno a rischio chiusura. Non penso che la gente non guardi più i film, penso che la gente se li guardi comodamente in poltrona e non ami più, non c'è più quel rito collettivo di vedere un film insieme. C'è ancora una tribù sempre più spauta che ama invece questa dimensione e cerca di difenderla con passione, perché è una cosa che è radicata dentro le persone che amano il cinema. Per cui c'è una specie di orgoglio di essere gli ultimi dei moicani, anche se vogliamo. Cos'è l'Araldo? Semplicemente la sala cinematografica, come dice Ferreri in Nitrato d'argento. Quella chiesa bordello dove si piange, si ride, ci si lava, si combatte, si fa l'amore, si partorisce, si cresce, si dorme, ma soprattutto si sogna. E un sogno, in quanto tale, non finisce mai.